La stessa domanda fatta a mister Pagliari: nel momento in cui l'Aquila, diciamo così, stava dominando, Reganatese che passa in vantaggio, nel secondo tempo tutto l'opposto, con i giallorossi, la sua squadra che ha prodotto diverse azioni, però poi a passare in vantaggio è stata l'Aquila. Buonasera, ma il calcio è fatto di episodi, chi li sfrutta è bravo, chi non li sfrutta deve leccarsi le ferite. Ha detto bene, abbiamo fatto una buonissima gara sotto il profilo dell'impegno, i miei ragazzi hanno dato tutto. Sapevamo che era una partita difficile, però è stata affrontata col piglio giusto, con la voglia giusta. L'unico rammarico oppure correttivo è quello che abbiamo commesso troppi falli, abbiamo sbagliato troppi passaggi, e questo ha fatto sì che l'Aquila, soprattutto nel primo tempo, ha creato delle situazioni pericolose, ma su calcio da fermo, dove potevamo evitare molti falli. Alcune ripartenze, mister, forse gestite con i tempi sbagliati. Esatto, alcune ripartenze, alcune situazioni offensive che potevano essere concretizzate meglio, siamo stati un po' frettolosi nella scelta, nell'ultima giocata, e non abbiamo fatto solo gol, non abbiamo segnato, quindi rimane il rammarico, e quindi dobbiamo lavorare di più sotto questo profilo. Mister, le sconfitte adesso purtroppo per voi sono tre, però cosa si porta di positivo dopo questa gara giocata contro, credo, una delle favorite alla vittoria del girone? No, allora, perdere a me dà sempre fastidio, così come lo deve essere per i miei calciatori. Sapevamo che c'erano delle difficoltà iniziali, un gruppo nuovo, un gruppo giovane, è una fase di costruzione della squadra, però dobbiamo subito rompere il digiuno e iniziare a portare punti, iniziare a fare le cose concrete, senza specchiarci troppo, perché poi le giornate passano e la classifica inizia a farsi un po' pericolosa.